Partiamo dalle origini, cioè come è iniziato tutto, perché hai cominciato a fare YouTube, cosa facevi prima di YouTube, raccontaci un po' la storia di Michele. Allora, di che anno sei? Quanto tempo vuoi che vado indietro, perché è lunga? Cioè te la posso racchiudere anche in breve, però dipende da dove vuoi partire. Fammi un riassunto. Anche da quando eri piccolo. Che scuole fai? Partiamo dalla scuola, allora, superiore. Partiamo che sono stato bocciato un botto di volte. Almeno tre. In che scuole? Nei superiori. Sì, ma perché non ti presentavi o perché proprio... No, perché ero un coglione. Cioè ero già così prima. E arriva dopo. Comunque. E, praticamente, vabbè, a parte essere bocciato, che era una parentesi che potevo anche non dire. Praticamente ho fatto la scuola. Mentre facevo la scuola, io già provavo a fare i video. Okay. Allora, non so se vi ricordate, di hai fatto? Geometra. Infatti, sì, volevo capire, no? Esatto. È vero, ti facevi il video nel 2011, tipo 2009. Io praticamente, pensa che il mio canale l'ho aperto nel gennaio 2007. Cioè YouTube è nato nel 2006 in America. Sì, incredibile. Cioè, capito? Io l'ho aperto praticamente quando è nato. Cioè, la gente nemmeno guardava YouTube a quei tempi. No, non c'era nessuno su YouTube, c'erano ancora le stelline con i rank. Cioè, se tu entravi su YouTube non c'erano i video. Non monetizzavi, non c'era neanche, quasi nulla, cioè, non sapevi cosa guardare. La monetizzazione. No, ma va, ciao, monetizzazione proprio. E cosa succede? Che io, quando mi hanno regalato o comprato, io mi ricordo, vabbè, il primo telefono con la telecamera, che era ancora l'LG. Vi ricordate quello che si apriva conchiglia con la telecamera? No, Motorola. No, era l'LG. Lo davano in offerta con la 3, perché era appena nata la 3. Bravissimo, se prendevi, facevi... No, lo so, forse è 3. Win. Sì, io ce l'ho, però non va da nessuna parte. No. Cioè, noi abbiamo visto la nascita e la decadenza di Tra Italia. 10 anni è durata. Siamo Tra Italia. Abbiamo 3, non è vero, scherziamo. Da qua in poi non farò mai più. Fantastici. Guarda, non va. Non farò mai più sponsorizzate da 3, va bene. Sei già chiuso una porta, Michele. 10 minuti. Esatto. Puntata durerà un'ora, attenzione. Mi brucio tutto. Praticamente con quel primo telefono lì ho iniziato a fare i primi video, montarli con Windows Movie Maker. Ma come mai facevi i video? Cioè, allora, guarda, ti dico, a me è sempre piaciuto far divertire gli altri. Io sono sempre stato uno, sai, giocherellone, simpatico, che urla, fa il casino, fa battute. A me piace fare un po' il pagliaccio, diciamo, no? E con i video cosa succede? Che tu puoi fare il pagliaccio una volta e lo condividi. Adesso possiamo dire condividi, prima non potevi dirlo perché non c'erano i social, va bene. Però avevi il video magari sulla chiavetta USB, avevi video sul PC, eccetera, potevi farlo vedere, no? Magari portavi l'hard disk a Natale e la zia e lo zio e il nonno guardavano i video, e quindi era una condivisione vecchio stile, se vogliamo, no? E quindi quella lì è la base che mi ha fatto iniziare, quindi riuscire a far divertire più gente possibile con meno sforzo. Quindi fai il video e lo butti in giro. Quindi. E poi niente, poi da... Ho risposto? Non sì, ho risposto. Sì, no, chiarissimo. E niente, poi... E poi da lì, cioè, dopo io ho visto, io ti ho seguito, non ti seguo da tantissimo tempo, finite le scuole, io voglio seguire una sorta di flow, ti sei diplomato comunque o no? Mi sono diplomato, sì, perché ho fatto le serali. Finite le scuole, poi hai aperto subito la tua... attività di calcio balilla o no altro, quelle siamo dopo allora ho fatto allora ripartiamo un attimo con facciamo un ordine. Sì, io voglio sapere che fine hanno fatto è la cronistoria. Esatto. Allora ho iniziato a fare video col telefonino, va bene, ho iniziato a mettere i primi su YouTube, quindi tu quando entravi su YouTube non sapevi cosa schiacciare, cioè magari mettevi Lecco, perché io sono provincia di Lecco, e trovavi magari quelli che hanno fatto video nella provincia di Lecco, io okay. Basta. Se no c'era, che ne so, io Toby e Wilbush, cioè insomma era proprio all'inizio, no? Frank Matano, eccetera. E praticamente cosa è successo? Andavo ancora a scuola, ero in terza, quarta superiore, adesso non mi ricordo, a Lecco appunto. Figa, torno indietro, ho già detto in tanti posti questa cosa qui, cioè, non è una roba nuova, quindi evita di fare la clip, hai capito? No, e praticamente, cazzo, sono lì in stazione, sto tornando a casa, corro per prendere il treno così, e mi ferma un tizio e mi fa: ma te sei quello che fai video su YouTube? Wow. Io ho detto: intanto come fai a sapere che c'è YouTube? Seconda cosa, come fai a sapere che faccio i video? Che cazzo hai fatto a riconoscermi? Cioè, per me è stata la prima volta in assoluto nella mia vita che vengo riconosciuto. Però eri sorpreso in modo negativo, diciamo. Molto negativo. Io sono diventato rosso come le vostre sedie. Sono andato a casa e ho eliminato tutto. No. Cioè, anziché andare a casa, capito?
decuplicare la montare di video da fare. Veramente? Ti ho detto cazzo, vanno sgamato. Dove era magro. Che eri Mr. Beast se continuavi praticamente. Però in Italia non puoi diventare Mr. Beast. Però voglio dire, cioè... Però sì, è una cosa assurda. Cioè, magari facevo X Factor. Ovviamente... Eri il nuovo Fedez. Sto dicendo un sacco di stronzate adesso, però magari no, Però, cioè, per farti capire cosa ho buttato via. Ma per il motivo? Cioè, vergogna. Vergogna. Semplice. Ma perché? Che video erano, scusa, questi? Erano video, non costruivo niente. Ok. No, erano video dove facevo veramente il buffone lì. Cioè, nel senso, no. Se, allora, presente i classici robe di Paperissima? Che magari c'è quello che cade, mettono il suono che cade. Cade quelle minchiate lì, no? Erano robe così. Però scusami, 2009, perché le hai messi su YouTube se non volevi? Scusa? Perché le hai messi su YouTube se non volevi che fossero visti? Ma porca puttana, nessuno conosceva YouTube. Ho capito, ma... Io ho detto, ma guarda che, cioè, è assurdo. Io ho detto, vabbè, lo metto su YouTube, lui così magari convinto. Qualcuno lo vede. Ma non pensavo che proprio quello stronzo lì di Lecco lo vedesse lui e mi fermasse proprio quel giorno lì. Di essere l'unico utente su YouTube Italia. Cioè, lui mi ha rovinato. Salutiamo quell'utente di grande. Hai rovinato la carriera. Hai distrutto la carriera di Michele Montero. O magari no, o magari grazie a questa pausa, poi ho riniziato molto più convinto e il resto è storia, certo.